Buongiorno, buona domenica e buon domenica caffè a tutti. Questa mattina, guardando un po' la bacheca generale di Facebook, ho visto che uno dei miei, voglio dire, amici mi aveva inviato un messaggio relativamente al caso di Zeno Rocca. Zeno Rocca chi era? È un notaro di Padova che aveva accusato la Polizia di Stato di averlo provocato, circondato alla fermata dell'autobus, provocato, spintonato, perquisito, messo in cella di sicurezza, malmenato, una costola rotta e tantissimi altri comportamenti vessatori. Se fosse stato oggi, tortura piena. Cosa è successo però? Che tutta la scena, prima e dopo, sono state videoregistrate da telecamere. E con una costola rotta, non so se voi ne avete mai avuto una, io me la ruppi qui a lavorare, attorno a casa una volta, sbattendo contro le forche di un bobcat, non riuscivo a stare steso a letto, dovevo stare in piedi. Questo invece addirittura faceva delle flessioni. Comunque le telecamere hanno smascherato totalmente la sua calunnia ed è stato condannato l'altro giorno a 2 anni e 1 mese di reclusione. Bene, questa mattina che cos'è che mi ha fatto imbestialire? Su questo posto dove io facevo riflessioni sulla legge sugli alfanumerici, cosiddetti numeretti da mettere sulle divise, o sul reato di tortura, che sono solo dei manifesti ideologici contro le forze di polizia, uno dei miei amici mi posta l'intervento del senatore Marco Scibona del Movimento 5 Stelle al Senato. Io vi invito, perché è nei vari post, a leggervelo, ad andarvelo a vedere, a sentire l'audio. Una vergogna! Una vergogna! Una vergogna sotto tutti i profili, da quello etico-morale, perché non si possono prendere delle accuse che chiunque fa, perché allora devo prendere anche quello che Totò Riina diceva, cioè che era un pastore, e dire è un pastore. Quindi delle accuse fatte da chi era sottoposto a misure di prevenzione, perché aveva avuto dei procedimenti penali relativamente a disordini di piazza, le prendi per buone qualche dichiarazione, quello che lui dice, e vai in Senato a dire che questo è un paese da terzo mondo. No, questa è una democrazia da terzo mondo con dei parlamentari così. Ed è ora che cominciamo a rendercene conto, perché ci sono dei doveri etico-morali relativamente che tutti abbiamo alla verità. Cosa ci dicono fin da bambini? Non dire le bugie. Non dire le bugie. Perché? Perché la verità è un valore assoluto. Nel rapporto con gli amici, con gli amichetti, nella scuola, nel rapporto con la maestra, con il maestro, nelle istituzioni, nella vita di relazione, nella vita magari coniugale, nel rapporto di lavoro. La verità è verità. Non possiamo mentire al punto tale che il nostro codice censura il falso come reato nel momento in cui ha dei riscontri concreti o viene fatto in determinati atti come all'atto pubblico o d'altro. Perché? Perché assolutamente uno non può andare a dire delle minchiate. Le ha dette le minchiate? Sì, è stato condannato a 2 anni e 1 mese. Ma se voi sentite, e vorrei che andaste a condividere il post che ho fatto, quello che ha detto il senatore Marco Scibona, ha elencato tutta una serie di stupidaggini, 10 del reparto celere. Intanto il reparto celere non esiste più, esistono i reparti mobili. Quindi il fatto spregiativo di richiamare alla memoria momenti passati per dover dire, per dover comunque mettere già un cappello negativo su una situazione, è completamente scorretto. Poi sotto il profilo etico, ma sotto il profilo istituzionale, ma si può accusare un'istituzione senza aver fatto un briciolo di verifica? Lo si può fare? Cosa sta dicendo? Senatore Marco Scibona, che cazzo dice? Si può fare secondo lei? La domanda che le ho fatto è proprio questo. In questo modo si porta acqua al mulino del bene o del male? Se lo ponga questo problema. Se lo ponga. Perché se la partigianeria politica o il desiderio di bottega di avere 4 consensi anche in un'ala, nonostante nello stesso momento ci siano delle ali assolutamente contrapposte, distingere l'occhiolino a tutti,
Questo non fa bene né alla democrazia, questo sì che è roba da terzo mondo. Dice, dieci della reparto, poi lo strattonavano, lo provocavano, lo perquisivano. E fa riferimento a casi come Uva, certo, bravo, Uva, prosciolti completamente. Dagli stesse perizie della famiglia, che hanno scritto i periti della famiglia. E invece continua a rivestare che il ragazzo è morto, che non ci sono segni di lesioni, ma non sono lividi, macchie ipostatiche. Pinocchio, questi ti fanno impallidire, ti rubano il mestiere. Lividi non erano macchie ipostatiche, è morto per cause chiarissime, sottoscritte dai pariti della famiglia. Uno, una malformazione cardiaca. Due, l'alcol, il tasso alcolemico elevatissimo. Tre, il forte stato d'agitazione. Quattro, i farmaci del TSO, del trattamento sanitario obbligatorio, perché era partito. Queste sono le cause della morte certificate nel processo. Non c'era un elemento contro i colleghi. Uno! E ci hanno costruito un processo mediatico, come stava cercando di fare lei. Peccato che adesso è arrivata non solo il proscioglimento dei colleghi, ma la condanna per il suo protetto. E adesso cosa deve fare lei? Non lo so cosa deve fare, io lo so cosa dovrebbe fare. Intanto tornare al Senato e con altrettanta eloquenza e determinazione fare un intervento a favore della polizia, dei poliziotti e chiedere scusa. Perché lei ha diffamato, lei si ciuccia 10-15 mila euro al mese, chi invece va per 1.300 euro al mese a difendere lei, quelli come lei, e magari pure la dobbiamo scortare, se qualcuno adesso a seguito delle sue dovesse mandare magari una semiminaccia. Poi deve invitare a cena i colleghi e chiedergli scusa. Sei in buona fede. Vede, io le ho scritto nel mio post. Se il suo intervento era, come si direbbe, pro boni mores, per un buon fine, perché pensava, anche se con tutte quelle negligenze inescusabili, con quell'atteggiamento assolutamente inaccettabile, sotto il profilo etico-morale, sotto il profilo politico e sotto il profilo istituzionale, perché non si mette alla berlina un'istituzione come quella delle forze dell'ordine se non vi è un elemento concreto, oggettivo, che dimostra una responsabilità. Perché altrimenti ci comportiamo come i mascalzoni. Queste cose non si possono fare. Chieda scusa. È inutile che lei parli degli alfanumerici. Certo, pensi lei, come le ho scritto, se quella legge del reato di tortura, che non è reato di tortura ma è solo un manifesto ideologico contro la brava gente che non tutela né i torturati nei casi in cui lo siano e né le forze dell'ordine e nessuno, è una legge papocchio che voi non avete votato perché era troppo morbida contro le forze dell'ordine, e ci fosse stata anche la legge che lei ha nel suo intervento perorato come primo firmatario, quello degli alfanumerici, roba da maniscalchi. Perché non difende la nostra proposta di verità e di giustizia che taglia le gambe a tutti, ma non ne parlate mai? Perché non potreste, come in questo caso, rimestare nel torbido? Perché non approvate o non fate approvare, fate una campagna per le telecamere? Ha visto le telecamere come servono la verità? Però le telecamere hanno un grande difetto, senatore Marco Scibona, e lei lo sa, non perdonano niente a nessuno. Noi vogliamo essere messi sotto i raggi X dalle telecamere utilizzate secondo il regolamento del garante imposto dal garante della privacy, ma voi non le volete, perché? Perché non potreste più rimestare, perché se questa è una penna è una penna, se questo è un pinocchio, se questa è una zucchiera, se questo è una zuccheriera, se questo è una tazzina, e questo non vi consentirebbe, non le consentirebbe di stringere gli occhiolini a certi ambienti di fronte a un fatto chiaro, concreto. Tutti i casi, compreso quello Narducci di oggi, si basano proprio su questi processi mediatici, su queste nefandezze. Falsità. Via la menzogna. È una pagina Facebook che ho aperto. Via la menzogna. Invito tutti ad andare a mettere like
su Via La Menzogna per essere informati. Ho iniziato dal processo Narducci e andrò avanti con tutti gli altri, passando proprio per il caso Uva e tanti altri eclatanti in questi giorni. Via La Menzogna, via La Menzogna, perché con le menzogne non riusciremo a riscattare il nostro paese, non costruiremo nulla sulla menzogna. La verità è il tessuto etico-morale di una nazione, di un popolo, di una qualsiasi società, di un qualsiasi aggregato. La verità, ma anche solo nel rapporto con noi stessi, perché se continuiamo ad autoingannarci per le nostre mire, per le nostre convinzioni ideologiche, quindi postponiamo la verità all'obiettivo cinico che ci siamo prefissi, non costruiremo nulla. Senatore Marco Scibona, aspetto le sue scuse, perché altrimenti è inutile che facciate candidare qualcheduno nelle liste con candidature di bandiera, che poi magari sono persone anche di scarsa qualità, che non troveranno mai un consenso, semplicemente per dire no, ma noi stiamo con tutti. No, voi non state con nessuno, voi lo dovete dimostrare concretamente. Questo è figlio il suo comportamento di pregiudizio, perché lei ha citato soltanto gli articoli di stampa che facevano riferimento alle accuse che erano state mosse. Come vede, non c'era nessuna costola rotta, non c'erano altre cose. Non si fanno flessioni addominali con la costola rotta. Senatore Scibona, lei deve delle scuse. Dimostri la sua buona fede. Dimostri che nonostante tutta la svalangata di errori che ha fatto e la raffica, mi consente di dire, di cazzate, perché sono cose che non rispondono a verità, di cazzate che lei ha menzionato in Senato, che lo ha fatto in buona fede. Dimostri che lo ha fatto in buona fede, ma lo può fare soltanto con un analogo convinto intervento nell'aula, e lo può fare soltanto chiedendo scusa alla polizia e ai poliziotti e gli offra una cena. Non so se vorranno la sua compagnia e ho motivo di dubitarne, però gli offre una cena, gli offre una cena, e non so neanche se l'accetteranno, ma il gesto lei lo deve fare, lo dobbiamo fare tutti. E cari cittadini, qui bisogna che la smettiamo di andare dietro delle false sirene. Qui dobbiamo, ognuno di noi, visto quant'è inaffidabile, sui giornali scrivono minchiati, i telegiornali gli fanno compagnia, in Parlamento si sparano a raffica, allora bisogna che voi vi ingegnate e cerchiate ogni volta di approfondire l'accusa. Non deve fare comodo. Se uno ha un pregiudizio contro la classe politica del paese, allora qui basta buttarla là. È troppo semplice, oggi, e questo è un volantino che scrissi 30 anni fa, dal titolo, sei a caccia di consensi? Tranquillo, parla male di qualcuno. Vuoi perderne di consensi? Parlane bene. Non è possibile che noi basiamo un paese sul parlare male e quindi sull'inventare le menzogne. Non possiamo pensare che uno dei business e dei comportamenti più remunerativi sotto il profilo economico, sotto il profilo politico, sotto tutti i profili, sia la menzogna. Non è possibile, non è possibile. Questi sono i comportamenti che censuravano i nostri vecchi, normalmente. Non è la cultura, non è un titolo di studio, un progresso di un paese. Il vero progresso è dato dalla linea, dal livello, dal tasso di civilizzazione culturale, che non è nei libri di scuola, sono laureato io, non sta lì, ma sta nell'humus in cui le persone crescono, si plasmano. Il male, la menzogna è male, la menzogna è male. Senatore Marco Scibona, la menzogna è male e produce male. Male porta male, il male porta solo delle negatività. Faccia una riflessioncina su questo e sui suoi alfanumerici. Faccia un progetto di legge dove mette delle telecamere su ogni divisa, in ogni auto, in ogni cella di sicurezza. Questa è trasparenza. Noi, nella nostra intelligentina, l'abbiamo fatto. Sa cosa mi diceva una persona una volta? Che vedeva litigare due, è andato dalla persona più intelligente e gli ha detto: guarda, lo so che hai ragione, ma quando si litiga molte volte è più intelligente che deve fare un passo indietro. E così abbiamo fatto noi.
abbiamo detto metteteci sotto i raggi X, perché noi usciamo per fare del bene, non per sparare delle minchiate. I frustrati sono ben altri, che vanno a spaccare e distruggere alla strega del piccolo Mattia in piazza Duomo solo per fare del casino. Noi andiamo per difendere la brava gente di questo paese e ci conquistiamo ogni giorno, la stima dei cittadini al punto tale che da ormai tempo immemorabile siamo sempre al primo posto nella fiducia dei cittadini con riferimento ad un paragone con le altre istituzioni. Siamo sempre al primo posto. Poi è chiaro, c'è il partito dell'antipolizia che rema contro, lo vediamo. Tutti i giorni, tutti i momenti, sparano minchiate, devono cercare di creare caos, disaffezione verso le... E chi siamo che un domani si scoprirà che dietro sta gente ci sta pure anche Soros, non lo so, in questo tipo di campagne. Non lo so, perché qui oramai siamo talmente fuori, come ho detto, fuori proprio completamente in questo paese, che l'unica salvezza oramai è rappresentata da un comitato di massaia. Fatevi queste riflessioni. Io vi auguro una buona domenica, un buon caffè. Sappo, senatore, lei ha fatto riferimento ad alcuni sindacati che tutelano in maniera, non mi ricordo le parole, ma la sostanza era strumentale, corporativa. Lei mi può fare la morale a me. Sa quanto ne vuole prima di farmi la morale a me. Quante dimostrazioni lei deve dare, e queste le fanno fare solo dei passi indietro. Creda a me che non capisco niente, che sono un cretino. Buon caffè a tutti e buona domenica caffè. Ottimo.